meglio. Ma voi con la mamma vi siete confrontati? Certamente, varie volte per iscritto e anche telefonicamente, l'ultima delle quali vi abbiamo convocato per il 9 di ottobre, ma non abbiamo avuto nessuna risposta. La situazione della questa Sardegna è gravissima, e non solo per quanto riguarda la non potabilità. Sentite di quali altri servizi di Avarò si lamentano gli amministratori comunali. Da tempo ormai non abbiamo più certezza della qualità dell'acqua, non abbiamo più certezza dei tempi dell'erogazione, non abbiamo certezza degli interventi di ripristino. Quando chiamiamo per la riparazione di certe vetture ci passano anche mesi perché questo venga risolto. Manca totalmente da parte della Avarò un controllo sulla depurazione delle acque e sul controllo delle acque. Abbiamo il problema poi della bollettazione dell'acqua, anche questo è un grossissimo problema perché arrivano dei beni propri salarsi non essendo regolare la bollettazione. Noi abbiamo assieme ad altri comuni del Basso Sulci circa 6 comuni, i depuratori in pit, cioè in bypass, scaricano liberamente sui fiumi senza alcun impianto di depurazione. C'è l'abbandono totale da parte della Pannona, non ci sono fontanieri, ogni volta che succede